Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a continuare a parlare di wallbox di ricarica. Quindi iniziamo subito e andiamo. Eccoci qua. Prima cosa da fare però è iscriverti al canale, lasciare un like se ti piace questo tipo di video e scrivere anche qualche commento. Cioè, se volete informazioni, se avete delle domande sulla wallbox e vi piace questo mondo e siete interessati perché dovete acquistare un'auto elettrica, farò dei video dedicati a queste cose. Quindi mi raccomando, seguimi e continuiamo. Allora, oggi andiamo a parlare della scelta della propria wallbox per la propria abitazione. Allora, facciamo un po' di differenze. Ci sono le wallbox per la propria abitazione, ci sono delle wallbox apposta per ristoranti, hotel e via discorrendo, e ci sono wallbox che trovate nei vari centri commerciali o lungo le strade, dove potete ricaricare in modo tranquillo, ma quelle sono altre tipi di box di ricarica, sono anche supercharge e via discorrendo. Voi dovete acquistare una wallbox per la vostra abitazione. Vi comprate la macchina elettrica e avete bisogno di una wallbox. Prima cosa da fare è andare a vedere che tipo di contatore avete. I contatori possono essere di due tipi: o il contatore monofase o il contatore trifase. Poi la potenza può essere a scelta, cioè ci sono quelli che hanno i contatori da 3,5 kW, quelli da 4, quelli da 6, quelli da 10 e quelli da 15. Quindi ci sono vari tipi di contatori. Dopo la potenza, se volete, potete anche aumentarla in un secondo momento. E ad esempio c'è anche delle convenzioni con Enel X che vi danno la possibilità di aumentare il proprio contatore proprio per ricaricare la vostra auto. Ma queste sono cose in più che potete comprare attraverso degli abbonamenti. Io adesso vi parlo un po' delle wallbox. Le wallbox, in pratica, le principali sono tre: quella da 3,5 kW, la 7,4 kW e la 22 kW trifase. Le prime due sono monofase, mentre la 22 kW è una trifase. È molto semplice, quindi non vi potete sbagliare per la scelta. Cambia solo la velocità di ricarica dell'automobile. Cioè, che significa? Se voi comprate una box da 3,5 kW e vi carica 1,5 kW, vi dico che è quasi inutile. Cioè, non è quasi utile, è inutile, però avete maggiore sicurezza, è più stabile. Se voi lo attaccate con la presa di ricarica che vi danno in dotazione per ricaricare l'auto, quella diciamo che è abbastanza pericolosa. Dovete avere un impianto fatto bene e a norma. Perché? Perché potrebbe sovraccaricare l'impianto e si può rovinare anche la presa, perché la presa non è abituata a erogare tutta quella potenza. Quindi voi scegliete la box di ricarica. Di solito in questo momento la box di ricarica si sceglie quella di 7,5 kW, a meno che non avete un contatore trifase con una potenza dai 10-15 kW in su, potete tranquillamente scegliere la box da 22 kW. Voi mi direte: ma Andrea, quella produce 7,5 kW, non è che produce 7,5 kW, quella si può prendere 7,5 kW, ma se voi avete un contatore da 4 kW, la box si può regolare tranquillamente, gli impostate il livello di potenza della box e quella vi ricarica. Per esempio, se avete un contatore da 4 kW, 2 kW ve li lasciate per il vostro impianto, per il vostro uso, e gli altri 2 kW li usate per ricaricare la macchina. Poi ci sono dei meter di potenza, cioè che significa che quando non usate apparecchiature in casa, la box dà ancora più potenza per la ricarica. Quando accendete o
un forno o il televisore, che ne so, o la lavastoviglie, il meter manda un messaggio alla box, la box inizia ad abbassare il livello di ricarica. Quindi in questa sostanza siete addirittura molto tranquilli. Poi ci sono anche delle opzioni, come vi ho detto, dell'Enel, che in pratica potete portare i vostri contatori a un livello superiore attraverso degli abbonamenti. Ci sono degli abbonamenti apposta, ma per queste cose contrattuali non le so ancora di preciso, perché diciamo che dovete andare a vedere sul sito di Enel X. Voi scegliete la box. Io vi consiglio, di solito, perché ha un contatore monofase da 4, 5, anche 3,5, invece di prendere la box da 3,5 kW, prendete quella da 7,4. Non fa niente se è molto più grande della potenza che avete, ma quella si può regolare. E poi in un futuro potrete aumentare anche il contatore, cioè passare da 4 a 6 kW, e lì la potenza la potete regolare attraverso l'applicazione. Quindi è una cosa semplicissima e banalissima. Vi aumenterà il livello di ricarica, cioè che significa la macchina si ricaricherà più velocemente. Quindi questo era quello che vi volevo dire. In pratica, voi di solito dovete prendere, non è che sto qui a spiegarlo in modo maniacale, scegli quella perché ricarica meglio. No, guardate, per l'uso che avete e l'uso che ne dovete fare, vi consiglio di solito quella che va meglio di tutto, una colonnina da 7,5 kW trifase, una colonnina da 7,5 kW monofase. Molto semplice da installare, mi raccomando, fatela installare da un vostro professionista. Se quella di Enel X arriveranno gli incaricati della zona ad installare la colonnina, anche perché avete bisogno di una certificazione, soprattutto se fate un aumento di potenza per la richiesta di ricarica della macchina. Quindi ci vuole una dichiarazione di conformità da parte del vostro installatore, che installerà la vostra box all'interno della vostra abitazione o dove sia. Quindi era questo per spiegarvi. Se voi avete un contatore monofase, la scelta migliore è quella da 7,4 kW. Se ne avete uno trifase, secondo me potete anche andare a scegliere quella da 22 kW. Il livello di ricarica è molto più veloce, ovviamente, però ci sono varie scelte. Certo, cambiano anche i prezzi, ma secondo me l'equilibrio giusto per una ricarica di un'auto che tanto alla fine dei conti metterete a caricare durante la notte, a meno che non abbiate i pannelli fotovoltaici che la mettete a caricare durante il giorno. Quello dopo sta a voi la scelta, dipende dal vostro impianto e dipende da molte altre cose. Quindi questo era un video introduttivo sulla scelta delle wallbox. Non avete molta scelta, alcune case fanno altri tipi di wallbox, ma diciamo che le principali sono queste, di solito queste qui. Poi ci sono quelle da 10-12 kW, ma siamo lì. Se avete molta più potenza sul contatore o avete l'impianto fotovoltaico, allora potete superare questi tipi di box, potete mettere la 22 trifase, però dovete avere un impianto trifase. Se avete la monofase, secondo me la 7,5 kW è quella migliore. Quindi, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, scrivi nei commenti e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!